Amici e amici carissimi, amici e amiche carissime, eccoci ad una nuova, probabilmente l'ultima puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Questa è la puntata numero 33, quindi come già accennavo la volta scorsa, il numero ideale, ecco, per mettere punto su questo ciclo di catechesi a cui tenevo in maniera particolare perché voleva essere una aggiornamento di un antico ciclo di catechesi che si chiamava Alla scoperta di se stessi, chi sono io per poter amare, riveduto ed ampliato da un pochino di anni in più di esperienza sacerdotale e da un pochino di conoscenze in più in ordine ai percorsi di santificazione, in particolare a quella che è l'ultima parte, quindi le ultime puntate. Di questo ciclo di catechesi che a suo tempo non ero proprio in grado di poter formulare perché per difetto semplicemente di conoscenza. Come ogni ultima puntata, che cosa faremo qui? Rifaremo un excursus, quindi una specie di overfly, ecco, di volo di gabbiano su quello che è stato questo percorso, ecco, ripercorrendone. Ovviamente in maniera sintetica, non possiamo certamente rifare 32 puntate, anche perché non sarebbe né utile né opportuno. Ci sono, però, ecco, riprendere tutto il percorso, risottolineare alcuni passaggi fondamentali, alcuni snodi molto importanti, ribadire alcune cose, evidenziarne qualcun altro, sintetizzare un po'. Quello che ho cercato di trasmettere, poi se ci sono riuscito, lo sa nostro Signore, chiedo perdono fin da adesso di tutte quante le mie inadeguatezze, inadempienze, incapacità, pecche, difetti, chi più ne ha più ne metta, insomma, no? Questo ciclo di catechesi, anche questa ultima puntata, si intitola Dal non senso alla vita di cielo. Perché? Perché è un tentativo di mostrare come è possibile passare da una vita non bella, diciamolo pure brutta, da una vita che non è vita, da una vita che potrebbe anche aver toccato i fondi più oscuri, ecco, la disperazione, l'angoscia, il non senso proprio, il male di vivere, la depressione, ecco, qualunque cosa, il colmo del dolore, il colmo come dire, della saturazione, ecco. Addirittura pensare di togliersi la vita, il suicidio, qualunque cosa. Ecco. Non esiste situazione tanto bassa, né punto tanto disperato da cui non sia possibile uscire fuori. Ecco, ricordo a questo riguardo una cosa che amava dire il professor Fisichella, a suo tempo mio professore di teologia fondamentale, una cosa bella da dire al termine di questo percorso. Sappiamo che Gesù in croce, da Getsemani in poi, anzi, a essere precisi, ha sperimentato una cosa che per noi rimane sommamente misteriosa e non bisogna troppo addentrarci dentro perché si corre il rischio di dire un sacco di stupidaggini. L'abbandono del padre. Da quando ha cominciato a sentire su di sé tutti i peccati del mondo e il loro peso, ha vissuto questa esperienza proprio allucinante, per noi incomprensibile, cioè come fa la seconda persona della Santissima Trinità, sostanzialmente unito al Padre, indivisibile da Lui, a sentire questa cosa. Certo che questo ha coinvolto la natura umana di Gesù, no? Ma è una cosa allucinante, cioè il dolore che Gesù ha vissuto a causa di questo è immensamente superiore a tutti i dolori fisici, psichici, morali, spirituali della tremenda passione che ha vissuto. E il professor Fisichella dice adesso, a prescindere da tutto, ci sono state tutta una serie di affermazioni fatte da teologi anche nel mondo protestante, insomma, che
sono molto molto borderline, sono molto ardite. Però una cosa forse è vera, ecco, ed era quella che questo professore ci proponeva, no? Gesù è sceso nel punto che più basso non può esistere, perché nessun uomo in questo mondo, nessuno, è mai abbandonato da Dio, mai. Neanche il più grande criminale di questo mondo, fino a quando c'è vita, come si dice il proverbio, c'è speranza, c'è una possibilità di salvezza. Dio ancora non l'abbandona. Soltanto lo stato di dannazione è uno stato in cui veramente si sperimenta l'assenza irreversibile di Dio. Sulla terra questa cosa non accade. E quindi che cosa è successo? Che Gesù è sceso fino al punto di sentire ciò che nessun altro uomo in questo mondo può sentire, cioè l'abbandono del Padre, proprio per, come dire, per essere in grado, per essere capace, diciamo così, sono sempre affermazioni un pochino borderline, qui stiamo parlando della seconda persona dell'Altissima Trinità, però per capirci, di tirare fuori da qualunque guaio, qualunque persona, in qualunque situazione si trovi, appunto perché lui è sceso lì dove per il più mal ridotto essere che ci sia stato mai sul pianeta Terra non ci può arrivare. È evidente che questo è un percorso, l'ho detto subito dall'inizio, non è un mistero, è un percorso presentato da un sacerdote. E da un sacerdote, chi mi conosce lo sa, che è diventato sacerdote per un'esperienza sconvolgente da un punto di vista esistenziale. Non mi ricordo se l'ho raccontata nel corso di questi 32 incontri. Io sono diventato sacerdote a seguito di una chiamata ricevuta ad un'età, non dico adulta, però matura, in parte almeno, e vissuta in un contesto drammatico, in una situazione drammatica. Adesso racconto tutta la storia, ma la sofferenza eroica e la morte da santo, diciamo tra virgolette, non voglio certamente sostituire il mio giudizio della Chiesa, ma per quanto si è potuto vedere non molto lontano da questo, di quello che era stato per tutta quanta la mia esistenza, la mia gioventù, il mio miglior amico, ecco, quel fratello coetaneo che non avevo avuto. Ecco, io ho due fratelli, ma sono molto più grandi di me, quindi pur avendo dei fratelli, io sostanzialmente ero una sorta di figlio unico, perché quando si è molto più piccoli ci sono, ma è quasi per certi aspetti se non ci fossero, non dal punto di vista di compagnia. Io in questo ragazzo ho visto semplicemente una cosa: che cosa può fare la fede quando c'è? Tutto. Se la fede quando c'è può aiutare un ragazzo nel pieno della sua esistenza, perché a 22 anni c'è l'argento vivo nel cuore, c'è una vita davanti, ad accettare come l'ha accettata lui, cioè in modo eroico, una sofferenza immensa, fino al punto di dirmi: io ringrazio Dio che questa cosa è successa a me perché almeno si era risparmiato il nostro amico. Queste cose non si possono dire in maniera semplicemente umana. A mio modestissimo avviso, io l'ho vissute, non c'è una possibilità umana di giustificare una frase di questo genere. Direbbe, è un grande. No, non si può dire se si è semplicemente umani una frase di questo genere, per quanto possa essere una grandissima umanità. Ecco. E poi accettare il sacrificio della vita con, non dico con gioia, forse anche con gioia, ma con piena adesione alla volontà di Dio. Quindi è chiaro che in questo percorso, cioè, questo è un percorso che è proponibile da un punto di vista oggettivo, per quanto mi riguarda, ma come dire, io ne sono testimone. Io l'ho viste queste cose, l'ho viste con gli occhi miei. E l'ho sempre detto, cioè il motivo per cui io poi ho, come dire, mandato per aria una vita ormai già incanalata verso certi orizzonti, avrei dovuto sposarmi, avevo già finito l'università, quindi
Era, dico, no, attenzione, attenzione, attenzione. Se la fede è questo, se qualcun altro potrà vivere questo, cioè vincere la sofferenza, vincere la malattia, vincere la morte, come del resto ha fatto Gesù, perché Gesù questo ha fatto. Ci ha liberati dal timore della morte, dice l'autore della lettera agli ebrei. Ha vinto la morte, ha dato senso alla sofferenza, l'ha trasformata. No. Vale la pena spendere una vita, vale la pena dedicarsi solo a questo. Questi sono sempre un pochino, la mia sofferenza sacerdotale. Io soffro tanto quando vedo sia le persone lontane dalla fede e le persone lontane che non si riescono ad avvicinare, sia quando vedo, quindi lontane col cuore o col corpo, sia quando vedo le persone magari vicino col corpo, ma lontane da una fede di questo genere. A me fa sempre fatto tanto male, parlo da parroco, e sapete, oggi è già un mezzo miracolo che qualcuno vada a messa la domenica, ma c'è chi pensa che andare a messa la domenica è tutto qui? È tutto qui la fede? È tutto qui. Quindi magari io ero la messa come una sorta di rito o di finestra che si apre sul sacro e poi è tutto finito. Io vivo sempre queste cose, lo confesso proprio con immensissimo dolore. Perché io so che cos'è vivere una vita con una fede degna di questo nome. E soffro nel vedere tanti fratelli e tante sorelle che si privano di vivere una cosa così bella, che non ci pensano, che neanche si sognano che esiste, però, ecco il però, non cercano, non si interrogano, pensano di non avere bisogno di nulla, pensano di non avere bisogno di altro rispetto a quel poco che la loro piccola vita è. Io penso che questo per me sia una delle cose, delle fonti di più grande dolore, perché quando e credo che questo sia non molto diverso, insomma, dal grande tra virgolette, anche qui mettiamoci il virgolettato perché è una cosa vera, anche se per noi non possiamo capire bene come. Questo è anche il dolore di Dio, credo. Cioè, Dio soffre, ecco, nel vedere come potremmo vivere. Quanto potrebbe essere stupenda anche la nostra vita terrena, perché il senso dell'ultimo step che abbiamo fatto, che cos'è la vita di cielo? Quella che trasforma completamente il non senso. Non è semplicemente la speranza, dice, sai, vabbè, armiamoci di santa pazienza. Questo in molti hanno questo cliché del cristianesimo, no? Cioè, che serve il cristianesimo? Cristianesimo, qui dobbiamo soffrire. Quindi, tanto infatti Gesù dice che bisogna prendere la croce, eccetera, eccetera. Però la fede ti aprirà la speranza che poi c'è il paradiso. Quindi che poi, sì, qui soffriamo, però poi ci sarà la vita eterna. Che questo in parte, per carità, non è del tutto falso, perché le croci comunque qui ci stanno. Però c'è anche addirittura qualcosa di più. Quindi fermo restando che la croce nessuno ce la toglierà in questo mondo e speriamo che attraverso questo percorso abbiamo capito, ne abbiamo capito qualcosa del senso, però è possibile anticipare il cielo in terra, è possibile essere felici non nonostante la croce, ma in croce, è possibile che in situazioni umanamente, come dire, quasi disperate, uno rimanga felice. È certo che è possibile. È possibile, sì. È possibile, sì. Allora, da dove è partito questo percorso? Dopo la presentazione, perché quest'ultima puntata, diciamo così, che è l'inclusione con la prima, no? Nella prima ho
ho cercato di presentare quello che avremmo fatto. Il primo punto è prendere atto della situazione in cui ci si trova, quindi e dirsi la verità. Attenzione, qui c'è un punto fondamentale. Questi percorsi possono essere possibili quando c'è voglia di sincerità e di verità. Sono reduce dalla messa di oggi, dove c'era un Vangelo molto significativo. Quello delle persone che vanno a dire a Gesù che lui scacciava i diavoli nel nome di Beelzebul. Ma si può dire una stupidaggine, una follia del genere? Uno pensa. Certo che si può dire. Ad una condizione però. Questa stupidaggine la può dire solo un cuore chiuso alla verità e alla grazia. Ho cercato di tratteggiare nella breve omelia di un giorno feriale come può succedere una cosa di questo genere. Cioè, come può succedere? Una persona chiusa nel proprio mondo, una persona chiusa, barricata nelle proprie certezze, di qualunque genere, anche religiose, come erano quelle di certi farisei, quando viene messo in crisi, perché Gesù certamente era la persona che ti metteva in crisi, questo è sicuro, cioè tu non potevi incontrare lui e fare finta di niente, questo proprio te lo scordi, d'accordo? Quindi il contatto con un santo, e insomma Gesù è il santo dei santi, insomma è, anzi è il tre volte santo perché Dio ha fatto uomo, non può lasciarti indifferente, ti obbliga a prendere una posizione, infatti. Dopo che Gesù risponde, dice che non è contro di chi non è con me, ecco, è contro di me, non c'è niente da fare, è impossibile. Allora, l'incontro con il santo è un cazzotto nello stomaco, è una provocazione, d'accordo? Forte. Dinanzi a questa provocazione ci sono due possibilità. Mi lascio mettere in crisi, oppure mi abbarbico, mi trincero. Mi metto nella mia fortezza e dico: ma chi è questo qua? Ma che vuole? Ma chi lo conosce? Ma che se pensa che è santo solo lui? Che se pensa che la mia vita è sbagliata? Che si pensa che forse io dovrei cambiare qualcosa? Ecco, quando c'è questo atteggiamento non c'è nessuna possibilità. Perché l'atteggiamento di chiusura. E questo è un atteggiamento di chiusura, preclude l'azione dello Spirito Santo. Ecco. E siccome Dio non lo sfonda, bisognerà aspettare tempi migliori, certamente la grazia incessantemente opera e ci richiama, perché il cuore si apra un pochino, perché questo percorso non si può fare se non si è disposti, punto primo, a farlo. E questa è una scelta libera. Punto secondo, a confrontarsi con la verità, con la V maiuscola, e punto secondo, ad essere sinceri, anzitutto con noi stessi, e poi davanti a Dio, dinanzi al quale, cioè, Dio la conosce la verità di noi stessi, ma noi possiamo nasconderci davanti ai suoi occhi, o possiamo presumere o pensare. È una cosa tanto sciocca, certo che lo è, ma sapete quanti lo fanno? Di ingannarlo, di ingannare anche lui, di raccontare le balle anche a lui, oltre che a noi stessi e a chi ci sta intorno. Allora, il primo grande atto di verità e di sincerità dobbiamo farlo quando noi ci mettiamo dinanzi a noi stessi e prendiamo atto di come stiamo. Ci diciamo le cose, sono felice. Sono infelice, sono frustrato, non sono frustrato, sono represso, non sono represso, sono soddisfatto, sono insoddisfatto, sono depresso. Che c'ho? Che voglio? Spara fuori tutto quello che c'hai nel cuore, vomita tutti i veleni che c'hai, con chi ce l'hai? Ecco, che succede? Con chi sei arrabbiato? Chi odi? Fai chiarezza nella tua vita. La prima cosa è dirsi la verità, è dirsi le cose.
rovinato, la prima cosa che devi fare è dirtelo. Dirtelo. Gesù lo sa che stai rovinato, ma fino a quando tu non ne prendi coscienza e non dici, non ammetti, io sto proprio rovinato e c'ho bisogno di aiuto e chiedi aiuto e ti metti in cammino, le cose non cambieranno mai. E guardate, figlioli miei cari, che a quanto mi sembra di vedere, io sono un povero uomo chiamato da Dio a grazie immense e speriamo che non combini troppi guai e che non sia troppo poco, come penso, all'altezza di doni tanti gra tanto grandi che il Signore mi ha fatto. Però per quel poco che ho potuto vedere, pochissimi fanno questa cosa. Pochissimi. Mettersi nella verità. Essere sinceri. Dirsi le cose. Guardarsi dentro o guardarsi allo specchio, fermarsi, smettere di intontirsi, di stordirsi, di rimbambirsi, decidere di prendere in mano la vita, di non vegetare più come un automa, d'accordo, che si alza la mattina e campa la giornata in balia degli eventi, delle situazioni, eccetera, eccetera, no? Se si decide di fare questo, bene, ti sei detto bene tutta la verità di te stesso, bene. Adesso cerchiamo di come hai fatto ad arrivare ad oggi. E abbiamo visto che inevitabilmente noi ci portiamo nel nostro presente il fardello, il peso, gli scheletri nell'armadio, i problemi irrisolti del nostro passato. E con il passato bisogna fare i conti. Riconciliandosi con la propria storia, certamente. Riconoscendo le ferite che ci portiamo dietro, certamente. Da dove sono state originate, certamente. E qui cominciando subito a chiedere al Signore, non agli uomini, che ce le guarisca le ferite, che ce le risani. Pensiamo al brano evangelico dell'emorroissa che ci ha accompagnato in questo percorso. È andata in giro a chiedere, a spendere soldi, medici su medici che la guarissero. Niente. Tocca il mantello di Gesù, toccare il mantello di Gesù si ferma il flusso del sangue. Importantissimi questi passaggi, no? Poi, dopo le ferite, abbiamo dovuto anche affrontare un punto importante, cioè che immagine di Dio ci portiamo dietro? Perché ci sono un sacco di immagini di Dio, false e distorte, tante sono, le abbiamo individuate. Tu che immagine ti sei fatta di Dio? Cioè, l'unica immagine adeguata di Dio, adesso non ripercorro tutta la puntata, questa era la puntata numero 4, quindi chi vuole se la va a rivedere. L'unica immagine corretta di Dio è uno che sta dalla parte tua, ti ha dato l'essere. Tu hai combinato un sacco di guai, quell'essere l'hai ricevuto già distorto a causa della colpa primordiale. Te lo raddrizza, te lo mette a posto, sta sempre dalla parte tua. Non ti vuole togliere nulla, non ti vuole limitare in nulla, ma vuole semplicemente darti la vita, darti una vita degna di essere vissuta. Nient'altro che questo. Questa è l'unica immagine vera di Dio. E se questa è l'immagine vera di Dio, dovremmo anche capire che la prima cosa che Dio ci insegnerà è a conoscere, distinguere il bene dal male e fuggire il male.
Il nostro stato presente non è solo purtroppo figlio del male che ci hanno fatto e delle ferite ricevute, ma anche di quello che abbiamo fatto, in maniera consapevole o inconsapevole. Abbiamo visto a suo tempo che anche quando io non sono consapevole che una cosa è cattiva, questo certamente diminuisce la responsabilità morale davanti a Dio. Ma non toglie che quella cosa, se è cattiva, male mi ha fatto, male ha fatto a me e male ha fatto intorno a me. E quando io conoscerò, ecco perché è così importante conoscere il bene e il male, che quella cosa è male, io mi devo far tagliare la testa piuttosto che farla di nuovo. Ecco perché i santi dicevano: meglio morire piuttosto che peccare. Ed è vero, perché se uno muore, che cosa succede? Se stai in amicizia con Dio, va semplicemente a stare meglio, non succede niente con la morte corporale, figlioli miei cari, non succede proprio niente, non c'è niente di grave. Ma se uno fa un peccato, male fa, male si fa, se ne potrà uscire fuori, se Dio ci aiuta con la sua misericordia, sì. Ma per quanto sta in quello che abbiamo combinato, il male è male, il male, male produce. San Tommaso d'Aquino insegnava: se tu cadi in peccato mortale, guarda che per quanto sta in te è la fine. Il male prodotto è irreparabile, la consegna nelle mani di Satana è irreversibile. E Satana, se prende una preda, a differenza di Dio, Satana non rispetta la libertà. Ricordiamo sempre, specialmente in questi tempi, se mi posso permettere, Dio ha figli, Satana ha schiavi. Dio libera e più stai con lui e più sperimenterai la libertà. Il santo è l'uomo liberissimo per antonomasia, è quello che non fa mai peccati. Non perché qualcuno lo costringe, ma perché ha imparato che è follia fare il male e che è bellissimo fare il bene, che io il male non lo farò mai per nessun motivo, d'accordo? Perché non sono un folle. Il santo fino all'ultimo istante potrebbe abbandonare il Signore. E se lo facesse, il Signore non lo tratterrebbe. Il Signore non trattiene. Se tu ti consegni nelle mani di Satana, Satana è lo schiavista. Noi sappiamo che uno schiavo, pensiamo a uno schiavo, no? Uno schiavo in teoria potrebbe ribellarsi al padrone, giusto? Ma che succede? Se il padrone lo becca, prende mazzate, prende sganassoni, prende percosse, prende frustate, prende schiaffi. Potrebbe provare a scappare. Provi, se ci riesce. D'accordo? Se poco poco il padrone se ne accorge, è meglio non andarlo a raccontare. Satana è così: chi commette il peccato è schiavo del peccato, si legge nella Sacra Scrittura. I peccatori sono tutti quanti mezzi drogati, purtroppo. Per essere affrancati dalle grinfie di Satana occorre qualcuno che compri la nostra libertà. E quel qualcuno è il nostro Signore Gesù Cristo. Solo quando ci si rivolge al nostro Signore Gesù Cristo, anche se si fosse caduti nelle spire di Satana, e si invoca con fede quel nome, si può essere liberati. Ma evidentemente per chi è già stato liberato dal Signore è bene non ricadere mai più in quelle spire. Abbiamo poi affrontato il tema delle dinamiche distruttive e delle paure. Oh, attenzione alla paura, attenzione alla paura oltre che alle paure. Le paure. I circoli di morte.
Penso che non sia un mistero che tutti quanti abbiamo visto e imparato a caro prezzo in questi tempi cosa significa fomentare la paura, cadere nella paura, essere presi dalla paura. Quando un uomo ha paura, non capisce più niente. Insieme alla paura abbiamo visto tutta un'altra serie di dinamiche profondamente distruttive. Si vada a vedere, a rivedere bene questa importantissima puntata, perché le dinamiche distruttive dobbiamo smascherarle, dobbiamo vedere quali sono quelle in cui siamo caduti. Oh, poi abbiamo aperto il capitolo della tentazione. Perché il diavolo, che se ne pensi in giro, esiste. E come lui è ruggente, scrive San Pietro, va in giro cercando di divorare. E non bisogna avere paura del diavolo come appare nell'Esorcista di William Friedkin. Esistono quelle cose. E come, purtroppo. E in questi tempi sono sciaguratamente diffuse, più di quanto si pensi. Però il problema principale non è l'azione straordinaria del diavolo, ma è quella ordinaria. E per difendersi dal diavolo, abbiamo visto, bisogna imparare l'importantissima arte del discernimento. Abbiamo aperto qui un'ampia parentesi con gli scritti di Sant'Ignazio, cercando di capire le sottigliezze con cui il diavolo imprigiona le anime, soprattutto quando inganna, cioè quando, che è la sua specialità, lui è l'ingannatore, è il menzognero. Quindi perché fa questo? L'abbiamo visto, perché noi esseri umani, il male fine a se stesso, non lo faremmo mai. Dobbiamo sempre essere in qualche modo persuasi che ciò che è male, e il diavolo non ce lo presenta mai come male, è bene. E qui abbiamo visto una montagna di cose che è bene andare a riprendere con calma e a verificare. Il discernimento è un'arte che si impara piano piano, tanto per ricordare un punto fondamentale. Quando è che io posso essere certo che sono sotto tentazione demoniaca e invece, al contrario, quando è che posso essere certo che sono sotto l'ispirazione della grazia? Il criterio più forte, ricordiamo sempre, è quello della pace profonda o dell'assenza di essa, del turbamento. Dove c'è pace interiore, attenzione, quella pace profonda del cuore che è inconfondibile, c'è Dio. Appena arriva turbamento, o peggio, angoscia o agitazione, Dio non c'è. Abbiamo poi aperto il discorso, sempre per comprendere bene. La prima parte del percorso era un percorso, come dire, si chiama così, anamnetico, quindi perché tu ti devi conoscere chi sei e cosa si muove intorno a te, dentro di te e intorno te. Oh. Abbiamo visto che come noi abbiamo un DNA, il nostro DNA è il nostro. Guardate che il DNA, il fatto che il DNA sia unico e ripetibile, ti mostra anche, cioè, tutte quante le caratteristiche di ripetibilità della nostra persona, no? Come le impronte digitali. Anche le impronte digitali sono ripetibili, sono uniche. L'identificazione, no? Il DNA è unico.
Il timbro della voce, per esempio, no? È inconfondibile. E se vogliamo, certamente qualcuno lo può riprodurre adesso con le modernissime tecniche, non ci vuole niente a contraffare una voce, no? Ma una voce, come dire, senza strumenti tecnici. La voce è un unicum. Anche particolari della nostra corporeità, se uno è attento e osserva, sono un unicum. E qui ci eravamo già introdotti, insomma, nella cosa meravigliosa del chi siamo noi agli occhi di Dio. Questo è uno step un pochino più avanti, la nostra unicità. Il temperamento, sono quattro i temperamenti, è, diciamo così, l'attrezzatura è da un punto di vista psichico, da un punto di vista ontologico, noi siamo degli esseri unici, d'accordo? E l'anima nostra, che è il nostro essere più profondo, è unica e irripetibile. Da un punto di vista psichico, emotivo, noi abbiamo un temperamento ben determinato e dobbiamo scoprirlo. Perché i temperamenti vanno educati, il temperamento va trasformato in carattere, quindi, nel senso che senza poter cambiare evidentemente la sostanza, un collerico sarà sempre un collerico, un flemmatico sarà sempre un flemmatico. Un malinconico sarà sempre un malinconico, un sanguigno sarà sempre un sanguigno. Però è possibile, anzi doveroso, attrezzarsi, quindi correggere le intemperanze dei temperamenti e rafforzare i punti deboli di ciascun temperamento con le virtù mancanti come attrezzatura di base. Poi abbiamo cercato di entrare dentro le profondità del nostro io, attraverso soprattutto la finestra di Ioari e la quadripartizione dell'io. Un capitolo fondamentale. Quindi ricordare che noi abbiamo un io manifesto, un io segreto, un io cieco, che è la parte più problematica, è un io inconscio. Noi dobbiamo sapere queste cose. E quando veniamo stuzzicati e quando qualcuno cerca di metterci nella verità di noi stessi, partono i meccanismi di difesa e dobbiamo individuare i nostri. C'è una puntata che si chiama appunto i meccanismi di difesa, che li approfondisce. Quali sono? Come operano? La sindrome dello struzzo, per esempio, no? Chi non vuole affrontare il problema, chi si mette, questo è molto diffuso. Ogni problema non affrontato, ricordiamo sempre che rimane lì, è solo questione di tempo. Dopo i meccanismi di difesa, infine, il nostro circuito relazionale, quindi come ci relazioniamo noi con il prossimo. Con tutta quanta la metafora antica dei territori. Ecco, con questa era l'ultima, diciamo così, l'ultima fase del percorso, diciamo così, anamnetico. Dopo si comincia a intravedere l'alba, che ci tira fuori da questa situazione, ci tira fuori Dio. E c'è una bella puntata su chi sono io veramente agli occhi di Dio. Tu sei importante, tu sei prezioso, tu, chiunque tu sia. Poi abbiamo visto il capolavoro che Dio ha fatto creando l'uomo, che Dio fa soltanto il bene. Quindi abbiamo anche capito come tutto quanto il male, che
che abbiamo cercato di identificare ha delle origini arcaiche, antiche, quello che la Chiesa chiama il peccato originale. Perché un conto è come è stato fatto l'uomo da Dio, e l'abbiamo visto, meraviglioso, perfettissimo, con le sue facoltà, i sensi interni, i sensi esterni, la pienezza della grazia, tutte le cose con cui eravamo stati creati. E poi c'è una puntata che si chiama Come siamo caduti in basso. Quindi la decadenza e tutto ciò che il peccato originale ha lasciato dentro di noi, anche questo dobbiamo conoscere. Tutte quante le situazioni di miseria, di debolezza strutturali, questo è. E poi abbiamo visto l'unico, quindi il combattimento spirituale. La necessità di vincere lo spirito del male e quindi la conversione, la guarigione e la liberazione. Lo spirito del male ci fa peccare e quindi dal peccato si esce con la conversione. Lo spirito del male ci provoca male fisico, psichico e morale. La guarigione. A volte c'è necessità di liberazione per mali di origine malefica, non sempre nella forma della possessione. E allora ecco il percorso di guarigione e liberazione. Inizia la fase terapeutica. Premesso che l'unico che può tirarci fuori da ogni male è il nostro Signore Gesù Cristo. Una puntata che si chiama L'unico che può tirarci fuori da ogni male. Come si esce da tutta questa montagna di male? Via il male che abbiamo fatto, quindi quello che ci ha visto protagonisti, e questo si fa preparando bene la confessione generale. Perché tutto quanto è il male prodotto dalla mia volontà, cosciente o incosciente, quindi certamente. Io posso accorgermi a molti anni di distanza che una cosa che pensavo che non fosse niente, che fosse una stupidaggine, invece magari è un peccato grave e quindi questo ha prodotto tanto male. Certo, io non lo sapevo, però comunque sia, lo porterò al sangue di Gesù perché sia distrutto. La confessione generale, l'importanza di prepararla bene. Quindi chiedere perdono a Dio, chiedere il perdono di Dio. Questo è il gradino necessario per poter compiere un altro passo, parte molto difficile, che è perdonare se stessi. Quindi chiedere perdono a Dio, perdonare se stessi e poi perdonare il prossimo e chiedere perdono al prossimo. Quindi si chiede perdono a Dio e si perdona se stessi, ma poi si chiede perdono al prossimo e si perdona il prossimo. Ecco cosa vuol dire riconciliarsi. Le persone che mi hanno fatto del male, le devo perdonare nel nome di Gesù. E le persone a cui io ho fatto del male, a quelle gli devo chiedere perdono. Grande liberazione. Dopodiché, la grande decisione, la santità. Quindi, gli step della riconciliazione, quindi, è il rimettersi in piedi. Confessione, perdono a se stessi, chiedere perdono e perdonare. E poi la buona vita bella, allora occorre decidersi risolutamente per Gesù e per la santità. Il primo step è che dovrai riformulare la tua vita, cioè ridisponderti alla domanda cosa campo a fare? E noi chiediamocelo anche oggi, no? Che campi a fare? Che campi a fare? Io ho un sacco di tempo che sto cercando di aiutare anche un pochino le coscienze a chiedersi come stanno vivendo gli eventi noti di quest'ultimo anno e mezzo. Che cosa ha messo in luce quest'ultimo anno e mezzo? Terrore della morte, terrore della malattia, terrore della sofferenza,
e tante altre tristi cose. Io ho detto in tanti interventi, lo ridico anche adesso, perché questo nel senso della vita c'entra come. Come abbiamo vissuto noi questa realtà e come la stiamo vivendo? Come la stiamo vivendo? Come la vive un figlio di Dio? Come la vive un cristiano? Possiamo noi avere paura? Possiamo noi farci prendere dai circuiti della paura? Possiamo noi farci ingabbiare dentro la logica che se vedo una persona per strada è un potenziale pericolo perché potrebbe contagiarmi? Ma si può giungere a campare in questo modo, io dico. Chiediamoci, facciamoci alcune domande. Il senso della vita è il progetto di vita, la presa di coscienza che Dio ha un progetto su di te. Potrebbe darsi che tu ti ci trovi già dentro, un progetto. Era quello di Dio. Ah, se ti ci trovi già dentro, non ti fare troppe domande. Fuori di metafora, se sei prete, se sei frate, se sei suora, se sei sposato, se sei qualcosa di queste robe qui, giusto o sbagliato, sii fedele al progetto fino alla morte. Se sei in condizione ancora di poter fare un discernimento, è fallo bene il discernimento. E preparati bene a vivere quello che Dio vuole che tu sia, senza paura. Io sono testimone, io ho dovuto cambiare orizzonti, non per mia volontà, ma perché a un certo punto mi è venuto il serio sospetto che il nostro Signore avesse altre prospettive, altre idee rispetto a quelle che io mi ero fatto e a quello che io desideravo con tutto il cuore. Anche dinanzi a questo siamo sempre liberi. Che faccio? Approfondisco o lascio perdere? Sono disposto a rinunciare ai miei progetti o no? Liberi, come sempre. Poi abbiamo visto, voglio diventare santo. Come facciamo a diventare santi? È qui, il percorso ordinario di santificazione, che è uguale per tutti. Preghiera, sacramenti, ascesi, penitenza, piano di vita, direzione spirituale, tutte affrontate in una stessa puntata. E poi tenendo ben chiari alcuni principi fondamentali dell'ascetica cristiana. Quindi, estirpare i vizi, acquistare le virtù, correggere i difetti, potenziare e ben indirizzare le risorse positive, avere una vita disciplinata, imparare la mortificazione, la penitenza, l'ascesi, che è necessaria. Se si percorrono questi step, ci si avvia verso il cammino per la santità. Oltre ai sacramenti, abbiamo visto anche una puntata dedicata ai sacramentali, che sono degli strumenti ulteriori di lotta contro il nemico. Quindi, sia nelle sue manifestazioni straordinarie, ma anche in quelle ordinarie. Perché le benedizioni, i segni di croce, gli oggetti benedetti da portare addosso, l'acqua santa, non serve di essere demoniati. Per portarli, questi devono portarli tutti perché il diavolo cerca di fare del male a chiunque e i sacramentali sono un grande strumento di difesa. Attenzione, supplementare e accessori perché non sono superstizione sacra, presuppongono una vita di grazia già vissuta. Non è che ti metti la medaglietta al collo e bestemmi dalla mattina alla sera e pensi che quella ti possa proteggere da qualunque male, no? Ecco, tanto per fare un esempio grossolano, ma così ci capiamo. E infine l'ultimo step. Qui finiva il vecchio ciclo di catechesi. Ma si può vivere una vita di cielo? Allora, abbiamo visto semplicemente una cosa. Che Gesù nel Padre nostro ci ha insegnato a dire: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Cioè, la vita di cielo, Signore, che possa essere vissuta sulla terra. E abbiamo visto che la volontà divina non è altro che il motore, cioè il centro da cui si sprigiona tutto l'amore e quindi tutti i beni e la felicità che Dio è e ha e dà ai beati. Perché sia fatta la mia volontà, la tua volontà come in cielo. In cielo tutti la fanno, tutti la vivono, perché quello è il principio della beatitudine, della beatitudine. È possibile vivere anche questo sulla terra? È certo che è possibile. E abbiamo visto le rivelazioni fatte da Gesù a questa piccola serva di Dio che introducono la vita nella divina volontà, quindi farla al 100% ma anche vivere in essa. Oh, dentro questo discorso c'è un passaggio fondamentale su cui mi soffermo prima. Abbiamo imparare a vivere davanti a Dio solo e sotto i suoi occhi. E in questa catechesi che prego di riascoltare perché è fondamentalissima, ci sono delle grandi lezioni per quanto riguardano le nostre decisioni personali, la coscienza. Dobbiamo imparare a vivere davanti a Dio. Imparare a vivere davanti a Dio. Prendere le nostre scelte davanti a Dio. Ricordare che Dio ci parla nel cuore, Dio ci parla nel cuore, Dio ci parla nel cuore. In tutte quante le nostre decisioni importanti di vita, delicate, dobbiamo prendere, imparare a prenderle tutte davanti a Lui, non davanti agli uomini, non delegarle agli uomini. Possiamo chiedere consigli a persone sagge? Sì, possiamo chiedere consigli a persone sagge, certamente. Anzi, 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 è cosa buona. Non far decidere agli altri per noi. E chi è come me investito dell'ordine sacro? Non prendersi la responsabilità di decidere noi per gli altri. Aiutare le persone a farlo il discernimento. Non dirgli fai questo o fai quell'altro. E non condizionarle. E non manipolarle, peggio ancora. Imparare a vivere davanti a Dio. Anche questo non lo fa quasi nessuno. Credetemi, quasi nessuno, purtroppo, ed è una delle cose in assoluto più importanti da fare. Perché Dio ci parla nella coscienza e a Lui dovremo rispondere. Poi abbiamo visto come la vita di cielo ci consentirà di trarre il massimo frutto da tutti quanti i sacramenti. Trascurati o mal vissuti da molti battezzati. La vita di cielo ci porta nel massimo del massimo. E infine, nella vita di cielo, però poi bisogna andarlo a vedere, si vive un rapporto meraviglioso, personale anche qui, con Dio, nella preghiera con la P maiuscola, preghiera profonda e quelle forme peculiari, nuove, di pregare che Gesù ha rivelato a questa pia donna, santa donna, e che ci immettono nel mondo della divina volontà, o meglio, fanno venire la divina volontà come vita ad abitare e mettere le radici nella nostra anima e a soprannaturalizzare tutti i nostri atti. Questa era l'ultima puntata. E questo è il percorso. Ad oggi, più di questo, non mi sembra che ci sia, meglio sarebbe dire, non conosco più di questo. Ecco, diciamo così. Che dire? Io affido tutto quanto questo percorso nelle mani del Signore e della Madonna. Se dovesse essere utile a qualcuno, ecco,
Io preferirei ovviamente non saperlo, perché meno cose si sanno di queste cose e meglio è. Ne ringrazieremo tutti quanti il Signore, qualunque cosa di buono ci sia stata. Nessuno pensi che venga da me, ma non viene da me, viene da colui che l'ha seminata in me. Purtroppo da me vengono altre cose, vengono. Tante miserie, debolezze, inadeguatezze e incapacità. Spero di aver trasmesso fondamentalmente ciò che costituisce la mia ragione di vita. E questo assolutamente sì, è Gesù è l'unico salvatore. In nessun altro c'è salvezza. La Chiesa esiste per dire questo e nient'altro che questo. Io non sarò mai d'accordo, mai, anche se sono un poveraccio, sono l'ultimo dei preti di questa diocesi, insomma, forse. La Chiesa deve dire questo, ma la Chiesa deve dire questo perché la Chiesa vive questo. Noi abbiamo solo un Salvatore, non ci sono salvatori umani, non ci sono dei umani, non ci sono idoli umani, non ci sono rimedi umani a niente. Noi abbiamo un unico Salvatore, il medico dei corpi e delle anime, colui che tutto è, tutto può e tutto dà. Basta semplicemente spalancargli le porte del cuore, abbracciarlo. E se si riesce, quindi, Signore mio, fai quello che vuoi di me con me, fiducia assoluta, credo che tutto mi darai, credo che sei l'unico mio Salvatore. A te completamente mi affido, sapendo bene che in mani più sicure che nelle tue non potrei andare. Figlioli miei cari, io a questo ci credo, questa è la mia vita. Di questo ne sono testimone. Chi mi ascolta, spero che sempre e solo questo trovi. Se trovasse altro, mi dispiace assai, perché altro di fuori di questo non c'è. La mia benedizione a tutti è che la grazia del Signore, spero, presente anche in queste piccole conversazioni, possa essere sempre con voi.